Volevo chiederti che cosa pensi di quello che è successo sabato, cioè dell'arresto di tuo fratello. Per lui sono molto dispiaciuta quello che stanno facendo, perché non c'è senso. Ha detto la verità fino ad oggi, sì, che non so cosa stavano cercando loro. Però le persone che erano con lui, Carlos, e gli altri due che sono stati arrestati, che mi dici su di loro? Una credo che non abitavano nemmeno lì, non lo conosco chi sono gli altri, o avevano pochi giorni lì prima della scomparsa di mia figlia. Quindi non so cosa c'entra. Non ho detto nemmeno che mio fratello non è che non c'entra nulla in quello. Però so cosa ha fatto, cosa non ha fatto. C'è l'episodio del 28 maggio di Manuel Santiago, ma c'è anche un altro occupante dell'ex hotel che dice di essere stato aggredito da te e da Miguel. Queste persone che hanno fatto proprio la denuncia, loro sanno bene cosa facevano lì. Quindi per questo ti dico, loro non sono vittima. Quindi dici, le persone che stanno denunciando queste aggressioni in realtà sono persone che chiedevano, che c'entrano con questo racket, che chiedevano loro l'affitto delle stanze? Certo, questo ho detto, prima o poi si chiarirà tutto, sì, che io per questo sono stata zitta sempre, non mi metto a dire cosa ho fatto, cosa non ho fatto e se l'ho fatto la denuncia, no? Perché prima o poi la verità si saprà. E potrebbe la scomparsa di Cata avere a che fare proprio con questo, con un gesto di ritorsione nei vostri confronti? Non solo in quello, pensiamo di tutto, non sappiamo ancora la verità, se è per quello o per altro, non si sa. Ma tu ti sei fatta un'idea, come mamma e anche Miguel, di chi può essere, può aver preso tua figlia? Senti, noi abbiamo tante idee in nostra testa, comunque non possiamo dire queste cose. Prima o poi io ho la fede che prima o poi qualcuno caderà, qualcuno dirà qualcosa, si saprà la verità. Perché non c'è crimine perfetto nella vita.